Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Stefano De Martino in lacrime, lutto terribile in famiglia, lo sfogo dopo amici. Tutti i dettagli sulla confessione dello showman. Lutto Stefano De Martino. Conduttore televisivo amatissimo ed ex protagonista di Amici di Maria De Filippi, Stefano De Martino è uno dei volti televisivi più apprezzati e benvoluti dagli italiani. Divenuto uno showman, il ragazzo è costantemente al centro del gossip. Infatti, proprio in queste ore, l'ex marito, o attuale fidanzato, di Belen Rodriguez ha fatto preoccupare tutti i suoi ammiratori a causa di una confessione fatta. Di che cosa si tratta? Scopriamolo insieme. Stefano De Martino, lo sfogo. Davvero amato da tutto il pubblico italiano, De Martino è una persona molto chiacchierata nel mondo dello show business. Infatti, sul conto del presentatore di Stasera Tutto è possibile se ne dicono sempre di tutti i colori, specialmente su ciò che riguarda il suo privato. Ed è proprio una cosa che lo riguarda davvero da vicino ciò che il popolo del web sta commentando sull'ex amico di Maria De Filippi. Effettivamente, i suoi ammiratori si stanno preoccupando per uno sfogo che il giovane uomo ha avuto. Di che cosa si tratta nello specifico? Stefano De Martino lutto. De Martino, lutto terribile in famiglia. In queste ore, Stefano è più che mai al centro delle chiacchiere mediatiche dovute ad un brutto evento che ha avuto luogo nella sua famiglia. Infatti, sembra che il conduttore napoletano, oltre a destare interesse nella cronaca rosa per il presunto riavvicinamento con la madre di suo figlio Santiago, la meravigliosa showgirl argentina Belen Rodriguez, stia facendo parlare di sé a causa di una confessione molto sentita. Di che cosa si tratta nello specifico? I dettagli. Stefano De Martino nonno. Si tratta di un terribile lutto che ha colpito il nucleo familiare di De Martino. Il giudice ed ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, nell'ultimo periodo, ha fatto diverse interviste, tra cui una con Mara Venierà Domenica In e una con Silvia Toffanina Verissimo, nelle quali ha aperto il suo cuore a 360 gradi. In ciascuna chiacchierata, Stefano ha ricordato calorosamente, con le lacrime agli occhi, il nonno, dal quale ha preso il nome, scomparso nel 2016. Le sue parole sono state di assoluta ammirazione nei confronti dell'uomo e, specialmente, di commozione per non averlo più vicino a livello fisico. Diamo un'occhiata alle sue affermazioni. Stefano De Martino nonno. A tal proposito, il presentatore di Bar Stella, trasmissione di Rai 2 dedicata proprio alla sua famiglia, ha dichiarato quanto segue. Perderlo per me è stata una tragedia. Lo amavo moltissimo. Ogni volta che entro in uno studio e prendo il mio posto di giudice sento che nonno Stefano è lì accanto a me. Mi sembra quasi di vederlo, come se ci fosse ancora e questo mi dà una grande forza. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.